faccio una vita passare a raccontare storie e ora non so più che storie raccontare. Il colmo per me è che ho raccontato ben 999 storie e come tutti voi sapete io sono Leonilda, 1000 storie. Ma quel libro non lo rammento. Che storia avrà mai da raccontare? Lo leggerò, chissà se sarà in grado di ispirarmi per un'ultima grande storia. Maestro, possiamo iniziare? Noi siamo pronti. Certo, sento che questa sarà la storia più bella mai raccontata. Sì, dai. Questo libro è davvero interessante. Su, in scena. Marito mio, ormai siamo da tanti anni in questa terra promessa. Perché il tuo Dio non ci ha donato il dono di avere un figlio? Moglie cara, non so, anch'io comincio ad avere qualche dubbio. Tuttavia, permane a me ancora un po' di speranza. Dobbiamo avere fede. Abramo, da qui ad un anno tua moglie Sara avrà un bambino. E così promette il tuo signore, così sarà. Possibile, non vedete quanto sono vecchia? Se dovevo avere un figlio, dovevo averlo almeno 40 anni fa. Sara, nulla è impossibile a Dio. Tra un anno partorirai. Questo vostro figlio sarà il primo di una sterminata discendenza di figli, tanti come le stelle del cielo. Così promette il Signore, così sarà. Stop, perfetto, bravissimi. A domani e buona serata, eh? Dio, ma chi sarà mai questo Dio capace di fare promesse impossibili? Ma...